Salve ragazzi e bentornati con Pokémon Platino e benvenuti con questa 18ª puntata. Nella scorsa puntata, appunto, siamo arrivati a Flamminia, adesso siamo dentro le rovine di Flamminia. Purtroppo c'è stata una brusca interruzione nella scorsa puntata perché abbiamo concluso proprio nel mezzo della grotta, però è praticamente il primo piano in un certo senso, quindi non abbiamo fatto ancora nulla. Comunque, raga, come al solito, prima di iniziare a giocare, io vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi. E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram. Il link del profilo è come sempre in descrizione. Detto ciò, sto già qui andando avanti. Questo tizio ci ha detto che dovrebbe esserci una MN in questo luogo. Comunque, vediamo, vediamo. Noi siamo venuti da qua, quindi dobbiamo vedere destra a sinistra qual è la strada giusta, è questa qui. Quindi vuol dire che bisogna andare di qua. Io ancora non ho utilizzato il repellente perché vorrei incontrare dei Pokémon qua dentro, dei Pokémon che dovrebbero essere abbastanza rari e comunque particolari, almeno uno per riempire il Pokédex. Comunque, questo tizio ci affronta, a differenza di quell'avventuriero. Appunto, il Pokémon è stato no nominato da questo tizio, che è uno scoprirovine. Appunto, Unown, che è il Pokémon che si trova qua dentro, si trova anche, diciamo, in tutte le lettere, tra virgolette, perché appunto Unown è un Pokémon che rappresenta l'alfabeto nel mondo dei Pokémon. E se avete visto nella scorsa puntata, quando siamo entrati, i caratteri che abbiamo letto erano appunto con le forme degli Unown. I Pokémon che incontreremo saranno effettivamente così. E in questa grotta si possono trovare, se non sbaglio, tutti quanti gli Unown. Poi, se mi sto confondendo con un altro gioco, fatemi sapere, ma non penso, perché sono sicuro che si trovano anche in Heart Gold e Sun Silver, però sono convinto allo stesso tempo che si trovino anche qui, quindi sono doppiamente convinto. Comunque, ancora di acqua di sale dovrebbe essere sufficiente contro questo Bronzor. Per nulla, ragazzi, Bronzor ha una difesa assurda. Come sempre, faccio fatica a sconfiggerlo. Comunque, vabbè, strasenso. Fa un po' male, ma neanche troppo. Comunque, ok, finalmente vai giù. E adesso, raga, speravo di incontrare un Unown, altrimenti ho fatto brutta figura. Comunque, Carletto, che l'ha fatta nel letto, è stato sconfitto. Vediamo qua sotto che c'è. Non si va avanti, ma bensì c'è una pietra idrica. Nella scorsa puntata abbiamo trovato una pietra focaia sempre in una di queste rocce. Vediamo se si continua di qua. No, meglio così. Quindi andando a destra si va avanti. Ok, qua ci sono solamente tre scale, quindi qua è la strada sbagliata e non c'è nulla. Quindi vuol dire che bisogna andare semplicemente qui. Ok, e qua si va avanti. Allora, sopra è la strada giusta, quindi aspettate un attimo, devo vedere qua che cosa c'è? Perché ci manca solamente la pietra tuono, che non si trova qui, ma forse si trova di qua. Ormai dovremmo essere vicini al raggiungimento. Pietra tuono, perfetto. Ok, poi un'altra cosa che non ho mai capito, almeno mi sembra, perché forse mi confondo con Diamante e Perla. Se ci avete fatto caso, quando siamo entrati nella grotta, nella scorsa puntata, c'era un piano superiore. Però mi sembra che non si può arrivare da qui a quel piano superiore. O magari mi sbaglio, spero di sì, perché avrebbe più senso. Comunque, continuiamo. La strada giusta è questa qui. Ok, siamo arrivati. Infatti, raga, non c'è un modo per andare sopra. Comunque, vediamo. Unown, perfetto. Questa è quella lettera D. E chiaramente il primo unown che incontreremo sarà quello lì registrato nel Pokédex. A me poco interessa, quindi possiamo fuggire, mettere un repellente normale perché adesso dobbiamo consumarli. Quindi abbiamo 24, quindi iniziamo così. Allora, 4 strumenti. MN Scacciabruma, che è quella che ci serve per continuare nel cimitero lì a Flaminia. Poi una pepita che venderemo al Pokémon Market. Una lastramente, che sarà utile un giorno. C'è del testo inciso sul retro della lastra che ho ottenuto. Questa lastra racchiude la potenza sprigionata da giganti sconfitti. Ok, interessante. Beh, qua riguarda tutta la lore di Pokémon, che ragazzi è sempre molto interessante. Io non mi sono mai interessato più di tanto. Ho letto qualche cosa sulla creazione, eccetera, eccetera, però diciamo che mi sono fermato lì. Ero anche abbastanza piccolo. Comunque, vediamo qua se riusciamo a capire che c'è scritto.
Madonna, ragazzi, vi giuro, non riesco a capire. Ah, oh. Madonna, acqui. Ma ragazzi, non ce la faccio. Tutte le vite toccano le altre. Vite per sperare, per sempre? Non lo so. Per sperare qualcosa di nuovo e vivo. Molto interessante. Comunque, raga, utilizziamo la fune di fuga. E per l'appunto, raga, quella zona di sopra, come cavolo si raggiunge? Tra l'altro, una sola fune di fuga. Comunque, adesso dovrebbe vedersi. Infatti, là sopra, come diamine ci arriva? Cioè, come diamine ci si arriva? Dovrebbe essere tipo, cioè, la grotta dovrebbe andare avanti in qualche modo. Forse catturando più unknown si sbloccano nuovi passaggi. È l'unica cosa che mi viene in mente. Comunque, vabbè. Dettagli, abbiamo preso scacciabruma che insegneremo subito a Driftblim, perché ragazzi sì, scacciabruma di base in lotto è una mossa inutile, però io sono uno che preferisce avere le main su tutti i Pokémon della squadra, non voglio avere dei Pokémon schiavi che siamo schiavi tra virgolette, che diciamo se per esempio devo andare a fare la Lega Pokémon e mi serve appunto, mi servono mosse come scacciabruma. Non voglio appunto cioè farmi la lega, tutta la via Vittoria, per intenderci, con un Pokémon inutile. Cioè, e secondo me è meglio fare così, quindi ho sempre fatto così. Comunque, semplicemente mettiamo scacciabruma. Ok, dove sei? Però un'altra cosa che si può dire a questo proposito è che bisogna fare attenzione anche alle mene da insegnare. Per esempio, scacciabruma. Che abbiamo fatto questo esempio della via Vittoria, non serve lì, quindi potrei anche non insegnarla. Comunque, togliamo Flash, che spero non mi servi più, me lo auguro, perché altrimenti sono finito, o forse ci servirà ancora, non mi ricordo. Comunque, vabbè, dettagli. Al limite andremo avanti con metodi alternativi. Comunque, adesso possiamo andare nel cimitero, che è sempre qua, che abbiamo già visto nella scorsa puntata, ma entriamo solamente adesso. Per la prima volta, perfetto. Anche qui si incontreranno Pokémon selvatici, almeno mi sembra. Appena incontreremo il primo, metterò il super repellente. Allora, qui riposano gli spiriti. Siate rispettosi e non fate rumore, certo, giusto? Comunque, che dici tu? Questa è la torre memoria. È avvolta da una nebbia perenne che si infittisce man mano che si sale. Se non puoi usare la mossa scacciabruma, non è un motivo per essere qui. È meglio che, te ne sal che tu non salga. Invece. Posso sia usare scacciabruma e soprattutto ho un motivo per salire. Ok, scacciabruma, che come sono stupido. Chiaramente qui non c'è nebbia. Ah, poi tra l'altro, se non sbaglio, con l'emulatore non si vede neanche la nebbia, comunque si vede meno. Comunque un fantasma, vattene, ah, che paura. Comunque non ho ancora trovato nessun Pokémon selvatico, interessante osservazione. Motim, Pokémon coleottero. Che è abbastanza forte sicuramente. Beccata quanto fa. Almeno metà vita gliela toglie. Sì, bene. A sto punto buttalo giù direttamente. Comunque, vabbè, intro forza. Cerchiamo di scoprire di che tipo è l'intro forza di questo Motim. Brutto colpo. Sarà, vabbè, una mossa che ci fa danno normale. Quindi non è semplice da capire. Sarà super efficace. Il cerchio si restringeva. Comunque, Primplup è quasi al 35. Chatotto, Pokémon di tipo. Volante normale, o non mi ricordo, o è normale volante o solamente normale, però è un piccione, avrebbe più senso che fosse solamente volante, però penso sia anche normale. Comunque dettagli, Primplup a 35 e anche Kirlia si avvicina secondo me al prossimo livello. Barboach, Pokémon che deve essere sconfitto per forza da Roselia perché è di tipo acqua-terra, quindi l'erba fa 4 per da, diciamo, di danno. Matteo, che appunto manda Barboach, mega assorbimento e subito facciamo. Ok, tra l'altro raga, non mi ricordo, ma forse in questo posticino troveremo anche un'altra MN, se non sbaglio, non ricordo, perché dovrebbe esserci l'MN04, forse mi confondo con Diamante e Perla, vi ripeto, non mi ricordo. Comunque qui non ho preso lo strumento, stupido me. Pietro Ovale, serve a non far evolvere i Pokémon. Ecco, eh sì, effettivamente potrei utilizzarla, ora che ci penso, potrei utilizzarla su Kirlia,
Così sarebbe allenato. E però devo fare attenzione solamente con le mosse, perché potrebbe esserci qualche mossa che si apprende per livello, che appunto mi serve che apprenda. Devo vedere bene, però già avere la pietra ovale qui è molto importante. Infatti, ha una pietra particolare che fa evolvere. Ah no, ho detto una cavolata. Io mi ricordavo che la pietra ovale non facesse evolvere un Pokémon. Ok, perfetto, non ho detto niente allora. Però sono convinto che esista una cosa del genere. Qui c'è la nebbia, è fitta, però vabbè, si vede chiaramente. Però è meglio utilizzare scacciabruma perché nelle battaglie si perde molta precisione. Ok, si trovano i Pokémon qui, ottimo. È un Gastly, ovviamente, che domande, pure io. Quale Pokémon potevano incontrarsi qua? Comunque possiamo a questo punto utilizzare il repellente. Ragazzi, io tengo Primplup perché voglio farlo arrivare a 36, così dovrebbe evolversi. Sbagliato di nuovo. Voglio andare in borsa, ovviamente. E andare sopra, 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 sopra. Eccoci qua. Repellentino. E andiamo avanti. Tu, tizio, che cosa c'hai? Hanno portato via il mio Pokémon. È stato il Team Galassia. Non sono ancora riuscito a perdonare. Effettivamente, ragazzi, è molto triste sta cosa. Ma è tutto l'ambiente qui ad essere abbastanza triste. Comunque, Cleffa. Forse secondo me aveva tipo un Clefable e quindi si è preso il cucciolo. Che carino, eh. Diciamo, è facile viaggiare con la fantasia in un cimitero così. Comunque, vabbè. Andiamo avanti. Cerchiamo di sorvolare, tra virgolette. Comunque. Andiamo. Ok. Rivitalizzante. Un altro sbadiglio. Benissimo. Sbadiglio che ho fatto nella scorsa puntata, se non erro, perché sto registrando consecutivamente, quindi non mi ricordo. Comunque, battaglia contro un Pokéfan che ha, diciamo, lo sprite, l'artwork di un vecchietto, quindi diciamo non è molto coerente con l'animazione durante, col suo artwork durante la battaglia. Comunque, vabbè, fa niente. Ricordiamoci che questo gioco è comunque del 2008-2009, quindi tanto tempo fa la tecnologia non era sicuramente ai livelli di oggi. Pichu, che nonostante abbia un Pokémon di tipo acqua, mi sento abbastanza tranquillo. Pichu è un Pokémon abbastanza debole. Diventa Pikachu e poi Raichu. Raichu, ragazzi, è un ottimo Pokémon, è un ottimo Pokémon di tipo elettro. Però, soprattutto negli ultimi tempi, se devo fare un'avventura Pokémon, cerco sempre dei Pokémon appunto che abbiano il doppio tipo. Questo qui diciamo è un bollo che ha parlato pure Barry nella scorsa puntata, ce ne ha parlati. Comunque appunto preferisco utilizzare sempre il doppio tipo perché appunto dà più possibilità. Certo ragazzi, Pokémon singolo ogni tanto, cioè quello del tipo singolo esce nelle mie squadre, come è normale che sia perché non si può avere sicuramente tutti i doppi tipi, si può, ma bisogna stare anche attenti, cioè bisogna scegliere bene. Poi io, diciamo, la squadra la scelgo in base alle MN, in base ai capi palestra, diciamo ai super 4, a campione. In pratica devo riuscire con la mia squadra a battere ogni capo palestra, ogni super 4, tutta la lega in pratica. Però non sempre ci sono riuscito e ci riesco. Per esempio, con Gardenia abbiamo avuto tante difficoltà. Comunque, qui ci sono più battaglie, ma dovrebbe essere l'ultimo piano. Diciamo, queste due qua potevo evitarle, potevo tagliare e fare solamente quella lotta in doppio, però noi ci affrontiamo tutti tutti. Un altro bollo, Moslai, molto carino. Perfetto, Moslai che va giù facile facile con acqua di sale. Ok, benissimo. Ok, tra l'altro sono pure le 11:20 di sera, quindi è normale essere leggermente assonnati. Vabbè, ma diciamo, registrando dovrei stare sveglio, però vabbè. Dettagli, non importa dove ci troviamo, ovviamente non mi addormenterò mentre sto registrando, perché vabbè, anche se succedesse, cancellerei il video, lo registrerei da capo, ma sicuramente resterò vivo e vegeto fino alla fine. Comunque, doppia Ponyta, che diciamo per noi è la perfezione perché utilizziamo un Bollaraggio e un Dragartigli, così siamo sicuri. Ok, benissimo. Altri ruttini, tantissimi ruttini, ragazzi. In questa sessione, tra virgolette, di registrazione sto facendo non so quanti ruttini, quindi
evidentemente saranno puntate un po' particolari. Ovviamente, ragazzi, io mi scuso, cioè, è ovvio che non lo faccio apposta, però mi scappa, come dire. Gabite battuto, Kirill continua a guadagnare punti esperienza. Comunque, raga, mi dispiace per questo fatto della Pietrovale, perché era perfetto, davo la Pietrovale a Kirill, e però nel frattempo me lo allenavo pure, ok? Lo potevo portare a 35, così stavamo veramente una crema. Però appunto sono convinto che esista uno strumento che non faccia evolvere i Pokémon. Ovvio, potrei premere ogni volta B, quando appunto sale di livello, e fare ogni volta la stessa cosa. Però ragazzi, spesso io mi alleno con la velocità al massimo, non ci vuole nulla, che sbaglio tutto, e quindi diciamo, premendo in continuazione A farei partire l'evoluzione. Quindi vabbè, in pratica tutto questo per dire che non è una buona idea. Comunque, Dragon Artigli su Markrow, che è la prima volta che incontriamo, se non sbaglio, Markrow, Pokémon molto interessante, che diventa Hunchcrow, Pokémon di tipo buio volante, molto forte. Poi Bollaraggio su Misdreavus, che abbiamo visto nella scorsa puntata, o 2 puntate fa, quando abbiamo affrontato Fawny, lo Francis Fawny, utilizza Psicoraggio, mosse di tipo, indovinate un po', Psico. Comunque, ancora Bollaraggio, qui utilizziamo, no, Lacerazione no, ma Ira di Drago sì. Tra l'altro sì, infatti immaginavo Gabite è più veloce. Benissimo. 40 punti esperienza, bastano e avanzano, e ci siamo. Benissimo. Ok, Mike e Net, direi che ci siamo, abbiamo finito. Mi sento molto triste, anch'io. Diciamo, non ho letto tutti i dialoghi, perché altrimenti era veramente troppo triste. Ok, ci siamo. Allora, qui bisogna parlare un attimo. Non ci vedo, questa nebbia oscura tutto. Vorrei che venisse spazzata via come i miei dubbi. Ok, quindi questo vuol dire che stavano aspettando qualcuno che utilizzasse Scacciapruma, quindi anche per questo abbiamo fatto bene ad andare prima nelle rovine e poi venire qua. Voglio renderti questa visita un po' meno sinistra, questo è per te. Velo puro, benissimo. La torre memoria è dove riposano gli spiriti dei Pokémon scomparsi, quelli rimasti con noi a lungo, quelli scomparsi dopo poco tempo. Tutti i Pokémon scomparsi troveranno conforto in questo luogo. La nebbia si è diradata e con essa tutti i miei dubbi. Questo è il mio ringraziamento, non fare complimenti, accetta. Spetto Targa, no, quindi niente forza. Cioè, scusate, niente spoiler, niente MN04. Quella Fanny, è difficile capire cosa pensi, ma è una ragazza molto sensibile, sai, viene qui spesso. Ah, quindi probabilmente c'è un background dietro Fanny molto interessante. Purtroppo non c'è effettivamente un modo per, diciamo, scoprire tutto la lore di ogni allenatore, cioè di ogni capopalestra, dei Pokémon in generale. Sarebbe bello un giorno mettersi là e capire tutto. Se c'è un modo, ditemelo. Cioè, secondo me è tipo Dark Souls, cioè devi capirlo tu, devi cercare, se vuoi cercare online, devi cercare nei forum, eccetera, eccetera. Però chissà, magari un giorno ci metteremo lì e scopriremo qualcosa di nuovo. Comunque, 18 minuti di video, la torre memoria l'abbiamo fatta e adesso non possiamo far altro che andare avanti. Tra l'altro, raga, io da stupidotto mi sono scordato di tornare a Evopoli e andare un attimo da Rotom, in pratica, nell'antico Chateau. Però appunto lo faremo prima o poi, ma a sto punto in un ipotetico dopo Lega. Perché andare, diciamo, all'improvviso nel Voltron non avrebbe molto senso, anche se sti cavoli, effettivamente, tanto sono io a decidere, posso tranquillamente decidere di appunto andare. Esperto in cattura Pokémon, che non ci interessa. Allora, finalmente possiamo andare avanti. Rovine e torre memoria sono state fatte, quindi possiamo finalmente proseguire con l'avventura e avviarci verso la prossima città, che ci vorrà un po', sicuramente la raggiungeremo nella prossima puntata, perché adesso inizierà un percorso pienissimo, anzi due percorsi pienissimi di allenatori, e noi dobbiamo affrontarli tutti dal primo all'ultimo. Allora, iniziamo prendendo queste bacche, poi vi dico io che cosa faremo. Innanzitutto attiviamo un super repellente, perché stavolta mi serve il super repellente, ok, vai. E continueremo qui nell'erba. Tra l'altro, questa erba molto alta è particolare, perché se provo ad utilizzare la bicicletta mi dice che non posso andare, perché appunto è troppo alta questa erba, quindi una bicicletta non camminerebbe. Comunque, tu penso che voglia affrontarmi, infatti, esatto. Andiamo, combattiamo.
Oggi sono qui per voi, carichissimo, circa, per fare più in fretta possibile. Ponyta, anche tu, bel Pokémon di tipo fuoco. Ponyta è stato non uno dei miei primi Pokémon, però è un Pokémon che sceglievo spesso, sono molto affezionato, vabbè. Diciamo, il tipo fuoco, soprattutto da piccolo, mi ha sempre impressionato. Poi era un cavallo, Rapidash era un cavallo assurdo, quindi ci può stare che il bimbo rimanga impressionato. Comunque, Kill è arrivato anche al 24, perfetto, adesso qua posso usare la bici e incontrare queste due bambine. Comunque, tranquilli, questo percorso non dura tanto, è quello dopo che dura abbastanza, però ce la faremo tranquillamente, non vi preoccupate. Il mio obiettivo è oggi, diciamo per il termine di questa puntata, è completare questo piccolo qui e poi quello successivo lo faremo nella prossima puntata. Comunque, allora, io farei acqua di sale su Pikachu e dragartigli su Clefairy, fidatevi perché Pikachu è sicuramente statico, quindi utilizzare dragartigli su Pikachu comporterebbe la paralisi di Gigabite, quindi per evitare facciamo così. E io spero e penso che comunque acqua di sale faccia il suo perché è stab, efficacia normale e infatti Pikachu va subito giù. Bene così. Ok, Killa continua a crescere, come detto arriviamo al 25. E off camera dovrò fare delle piccole valutazioni. Tra l'altro non ho controllato manco il tipo. Madonna, che rischio che mi sto prendendo. Perché appunto c'è la possibilità che debba prenderne un altro se diciamo la natura è proprio pessima, no, il tipo. Cioè, perché altrimenti è grave grave. Comunque, Elekid, bello Elekid. Bellissimo, un bel portachiavi Elekid secondo me. Comunque, acqua di sale. Primplup si avvicina sempre di più al 36. Se non si evolverà oggi, lo farà nella prossima puntata, ma tranquillamente, proprio ovvio che siamo un attimo rallentati da Killia. Tra l'altro, là che Pini, bel Pokémon, ma soprattutto da tantissimi punti esperienza. Quindi preparatevi una bella scorpacciata. Ok, tra l'altro ha delle difese molto alte. Dolce Balcio mi paralizza, che peccato. Ok, bolla raggio nella speranza che vada a segno. No, ti pareva, fascino. Mi abbassa l'attacco fisico. Attacco sì, cala piccolo tanto, però vabbè. Bolla raggio e acqua di sale sono due mosse speciali. Ancora che si colpisce da solo. Ok, terzo tentativo, che sia quello buono, ti prego. Ma che sfiga devo avere? Tre consecutivi. Questo utilizza ancora fascino, ma vi ripeto, l'attacco non è un problema. Ok, finalmente. Altrimenti era, diciamo, autocolpo pure questo. Occhio qui, che appunto ce la facciamo. Benissimo. Infatti, 627 punti esperienza. Se non ci fosse stato Kill, erano 1200. Fidatevi che sono tanti. Comunque, andiamo qui. Posso scendere dalla bici. Super repellente. Benissimo. Recupero subito quello che ho consumato. E qui dobbiamo affrontare innanzitutto questa tizia. Poi entreremo qua dentro, forse no, perché dovrebbe darci qualcosina, adesso vediamo. Vediamo che c'ha Magby, perfetto per Primplup. E poi che c'ha pure Elekid, così ce l'ha tutte e due. Chissà, lo scopriremo solo vivendo. Comunque, raga, occhio, ci manca poco per Primplup, eh. Ci manca veramente, ma veramente poco. Vediamo un po', perché un altro paio di battaglie ci sono. Quindi c'è seriamente la possibilità di farlo evolvere. Vai Togepi, perfetto. Primplup deve e può fare ancora il suo. Vai così. Ta 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 ta. Ok. Diciamo, il suono delle bollicine che scoppiano è fantastico. Ci siamo, 181. Kill continua a guadagnare punti. Tra poco arrivo al 25, penso di togliere il condivido esperienza e mi informerò bene. Comunque qua il gruppo di Psyduck è immobile, nessuno di loro intende spostarsi, quindi vuol dire che di qua non possiamo andare. Qua dentro che cosa c'è? Caffè Baita, latte appena. Ah no, ok, pensavo che fosse una cosa per i fiori, invece no, non è importante. Il percorso successivo è qui a destra, ma ci andremo nella prossima puntata. Adesso devo tornare un attimo qui, perché ci sono questi due qua, che vanno affrontati subito, e quella tizia là che però, se non ricordo male, dovrebbe darci un MT e non dovrebbe appunto combatterci. Comunque, lotta in doppio.
Rapidash, perfetto ragazzi, sicuramente riuscirà ad evolversi Primplup, così concludiamo in bellezza. Acqua di sale su Rapidash e Dragartigli su Ponyta. Vai, vediamo se anche un Rapidash sarà buttato giù al primo colpo da un'acqua di sale. Comunque, stiamo leggermente allungando il video rispetto al solito, ma diciamo stiamo abbastanza nella norma. L'importante e non superare i 30 minuti. Comunque calmamente non ci interessa, è una mossa speciale, cioè una mossa statica, quindi non ci serve per un'avventura. E acqua di sale al primo colpo butta giù Rapidash, e se i miei calcoli non sono sbagliati, infatti Primplup arriva a 36, e soprattutto se non sbaglio dovrebbe succedere qualcosa di bello, fantastico, vero? Esatto, perfetto, ok. Io cerco sempre di far evolvere i Pokémon durante il video, perché altrimenti rischio di fare dei danni durante un eventuale allenamento. Comunque, eccolo qui, Empoleon, veramente ragazzi, imperioso, è un re. Comunque, il tuo Primplup si è evoluto in Empoleon e la sedia continua a fare danni. È la stessa che uso per i video di FIFA. Comunque, ovviamente, Acqua Getto. L'Acqua Getto, che è una buona mossa. Ragazzi, io sto morendo con questo fatto del singhiozzo. Allora, è una mossa che attacca sempre per prima, però è una mossa speciale, cioè una mossa fisica. Potrei togliere beccata, però che fai? Tre mosse di tipo acqua, acqua di sale e bolla raggio. Diciamo che questa, se i piastri del nemico sono ascesi meno della metà, va bene. Diciamo bolla raggio e acqua di sale entrambe non servono, quindi potrei togliere una delle due. Però allo stesso tempo vorrei insegnarla perché acqua getto attacca sempre per prima. Quindi ragazzi, togliere proprio acqua di sale. Bolla raggio secondo me serve di più perché riduce la velocità. Invece questa mossa colpirà con il doppio della forza se i PS del nemico sono scesi a meno di metà. Questa cosa non mi fa impazzire, perché se il Pokémon scende a meno di metà vuol dire che comunque, no, ragazzi, togliamo acqua di sale, non ci serve. Perfetto, tutto un ragionamento che poi mi sono capito solo io. Comunque ce l'abbiamo fatta, bravissima Empoleon. Adesso devo fare due cose. La prima è spostare Pokémon. Continueremo con Gabite, anzi con Drifblim, visto che sta già a 35, così arriva a 36 per primo, cioè per secondo. E poi devo togliere il condivido esperienza a Killa, perché preferisco non farlo evolvere più, cioè non farlo salire più di livello per il fatto lì che potrebbe diventare un Gardevoir. Quindi per evitare i rischi facciamo così. Qui sono sceso come un deficiente, rifacciamo il percorso. Madonna, forza dai. Benissimo, ok. Questo tizio si affronta di giorno. Invece tu, che mi dici, piccola? Cioè, piccola, mo. Sembra molto, molto sboron, ma non è quello che volevo fare. Scyther, ragazzi, se non sbaglio, è anche abbastanza raro. Sempre se non sbaglio. Comunque, vabbè, non perdiamo tempo. Scyther che diventa Scizor, ma solamente tramite scambio. Comunque, tu, sto facendo un pisolo. Un pisolino. Se fossi un Pokémon uccello, sarei un Trespolo. Anche tu dovresti. Ma non ha senso quello che ha detto. Comunque, vabbè, Trespolo MT, perfetto. Se i Pokémon uccello dovessero volare per sempre, alla fine precipiterebbero, ovviamente. Comunque, ragazzi, andiamo di qua e possiamo concludere finalmente questa puntata, perché nella prossima andremo di qua nel percorso 215. Quindi mi fermo esattamente qui. Io per l'appunto vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi, e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità, e a seguirmi sulla pagina Instagram. Il link del profilo è come sempre in descrizione. Ho detto quello che ho detto all'inizio video, perfetto. Quindi ragazzi, io per l'appunto oggi mi fermo qua, noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.